c'è, perché c'è il caldo. Se no non avremo la concezione del freddo senza il confronto del caldo. Esatto. E viceversa. La luce, il buio. Esatto. Il pulcino, quando spacca l'uovo, uccide l'uovo, ma perché c'è già la vita. Sì. Invece oggi accade una cosa terribile, non avendo coscienza del due, del rapporto, sì, del duale, esatto, quando noi uccidiamo qualcosa, decidiamo noi di ucciderlo, lo ammazziamo, lo demoliamo. Sì. Invece quando la morte naturale che fa, è un ciclo, gli esseri umani diventiamo piloti automatici perché non vogliamo morire. È vero. Ma se noi avessimo una buona interiorità, sì, dico, sì, cioè, sì, è vero, un vero. Buon livello di coscienza, certo. Ok, e ameremo anche, si chiama da noi l'arte della caduta o l'arte di morire. Usiamo le parole male, abbiamo dimenticato che le parole sono il linguaggio della vita, della creatività, e noi siamo parte di vita e di creatività. Abbiamo completamente dimenticato, traviato. Sì, e io parlo di queste cose, sì, in una radio, sto facendo una piattaforma, noi alle 11 di sera abbiamo delle musiche molto particolari del repertorio esoterico, sacro, fantastico, mistica, ebraica, cioè sono musiche a livello anche internazionale, chi capisce di musica sa di toccarlo. Okay. E parlo di cose un po' impopolari, perché anche la spiritualità oggi è finta, è mentale, è nel reparto mente, razionalità. Sì. La spiritualità è l'infinito.